When everybody's staring by dawn of a new day, dawn of a new day. Archiviate le due gare della mattina e il momento di passare nel pomeriggio alla prova riservata alla categoria Donne Open. Gentili telespettatori, appassionati di ciclismo, continuiamo a seguire la giornata di ciclismo femminile Women Bike Race, organizzazione firmata dal Montignoso Ciclismo con il trofeo oro in euro del titolare delle filiali di Marina di Carrara e di Massa, Fabio Argentin. Prova questa valida come Memorial Elisabetta Coli. Vediamo le ragazze della Michela Fanini Record Rocks. Andiamo a dare un excursus su quelle che sono le formazioni al via. Ale Cipollini Galassia, Cipollini Assali Stephen, Gruppo Sportivo Via Nuova, Circolo Arci Stagno, Michela Fanini Record Rocks, Vaiano Fondrest, MAC Team Biking, Valer Bike Avis Montaione, Piemonte in rosa, Gruppo Sportivo Fiorin, Futon Servetto, Estado de Mexico, Astana B-Pink Women Team ed ancora la Inexere Village Punto, Gruppo Sportivo Gauss, la Valka, la Real Two Factory Team, il Breganze Millennium, Trentino Rosa, Gruppo Sportivo Gauss, Ciclistica Vecchia Fontana, Sorgente Pradipozzo, Cadeo Carpaneto, Club Corridonia, Potenzia ed ancora Forno d'Asolo, Chirio. Queste le formazioni alla via della prova riservata alla categoria Donne Open, quindi dicevamo, lo abbiamo detto anche in precedenza, in gara le ragazze della categoria Juniores assieme a quelle della categoria Elite. La firma del foglio di partenza per le ragazze della Chirio Forno d'Asolo. Mentre vediamo anche Fabiano Ghilardi impegnato nelle foto, uno dei fotografi più attivi nel universo femminile del ciclismo. Le sue foto disponibili per tutti gli appassionati sul sito internet www.bcbg.it. Intanto è Casini, il direttore di corsa, insieme ad Alessio Baudone, che dà le disposizioni alle ragazze e sarà il delegato allo sport per il comune di Montignoso, Massimo Poggi, ad abbassare la bandierina del via per le ragazze che stanno per prendere il via. Un buon successo anche per quanto riguarda la partecipazione delle atlete della categoria maggiore, quella Open. 119 le atlete che hanno preso il via, quindi in buon successo di pubblico, di partecipazione anche dal punto di vista qualitativo. Abbiamo già ricordato coloro che sono state schierate, le formazioni che si sono schierate alla via. E io ne approfitto di questo momento in cui ovviamente le atlete stanno lasciando la zona di partenza per ricordarvi ancora una volta il contributo della Oro in Euro con le filiali di Marina di Carrara e Massa. Il titolare Fabio Argentin, sempre vicino al ciclismo, sempre vicino alla Montignoso Ciclismo. Cervaiolo Imballaggi dei fratelli Germelli, la Omar Crane, la Bottega di Adò, Vittoria Assicurazioni, Pianeta Carta, Autotecnica, Autocarrozzeria Palluca, Cooperativa Servizi Correlati, Delma Più, Auto Denny, D&D Service, Autofficina e Delta Carburanti di Daniel Germelli, Francini e Giovannelli Materiali Edili, Officina Coli Giuseppe, Piaggio Center Bonuccelli, che anticipano la gara con un gruppo di ragazzi in Vespa che fanno da carovana a queste ragazze della categoria Donne Open. Intanto prime fasi di gara con il gruppo che dopo 8 km procede compatto. E come vi dicevo, stiamo seguendo la prova riservata alle ragazze Open. Primi chilometri per queste atlete che avranno da affrontare un percorso che è un po' diverso rispetto a quello delle categorie inferiori. Infatti saranno 5 giri sul circuito che ha visto impegnate anche le altre ragazze, quindi circuito da 13 km.
che sarà ripetuto per 5 volte interamente pianeggiante. Dopodiché le atlete andranno ad affrontare un giro più ampio che misura 20 km con la salita della fortezza di Montignoso, una salita che misura circa 2,5 km e che si concluderà a circa 12 km dal traguardo, quindi potrebbe essere un bel trampolino di lancio per coloro che vorranno evitare lo sprint. Eccole qua le Miss Oro in Euro che stanno seguendo questa giornata di ciclismo e che poi saranno loro a premiare le atlete vincitrici. Chilometro 12, il gruppo continua a viaggiare compatto, vedete al passaggio proprio in zona arrivo con il plotone che viaggia tutto assieme. Bel colpo d'occhio sulle 110 atlete in corsa e lo sguardo va verso le Alpi Apuane con il gruppo che adesso si disunisce, infatti provano in 4 ad allungare. Andiamo a vedere di chi si tratta. Con il dorsale numero 4 è Malgoska Jasinska della Ale Cipollini Galassia, con il numero 22 invece troviamo in testa Lara Vieceli della Michela Fanini Record Rocks, con il 29 Katazina Sosna della Vaiano Fondrest, con il numero 46 invece sulla testa della corsa c'è Marina Lari della Futon Serveto. Dietro invece il gruppo ha un ritardo minimo quando siamo al passaggio dalla zona arrivo. 4 giri alla termine, quindi percorso il primo giro, i primi due giri scusate, infatti sono 6 in tutto le tornate, sono 5 tornate da 13 km più una da 20 con la salita della fortezza di Montignoso. Sempre molto attive le ragazze sulla testa della corsa e noi adesso con la nostra sintesi passiamo al chilometro di gara 33 con il gruppo che è tornato compatto. Ci troviamo adesso al Forte dei Marmi, niente da segnalare, quindi annullata anche la fuga che avevamo visto in precedenza. Adesso si procede con andatura più blanda sulla testa della corsa. Le ragazze della Ale Cipollini Galassia nelle prime posizioni, una delle formazioni più attese quest'oggi. Vediamo anche le ragazze della Michela Fanini Record Rocks del presidente Brunello Fanini nelle prime posizioni del gruppo che continua a viaggiare compatto dopo 33 km di gara. In totale i chilometri da percorrere sono 89. Chilometro 39 al lungo di Elena Berlato con il dorsale numero 1, la ragazza della Ale Cipollini Galassia che si sta dimostrando una delle formazioni più attive fino a questo momento. Adesso ha un vantaggio di 15 secondi nei confronti di un terzetto segnalato all'inseguimento. Bello questo allungo della Berlato, la stiamo seguendo con la nostra telecamera. Vi ricordo trofeo oro in Euro Women Bike Race, giunta alla terza edizione, che quest'anno ha veramente abbracciato tutte le categorie, dalle donne esordienti fino alle professioniste. All'inseguimento della Berlato si forma un terzetto, riconosciamo Katazina Sosna, riconosciamo anche Malgoska Jasinska, con loro sta facendo adesso l'andatura con il dorsale 22, la maglia della Michela Fanini Record Rocks, Sara Vieceli. Per loro un ritardo di 15 secondi nei confronti della Berlato. Arrivano anche altre atlete con il 108, praticamente il gruppo che si riporta sulle inseguitrici. Con il 108 abbiamo intravisto Giulia Nanni della Rare 2 Factory Team. Intanto cambia nuovamente la situazione, chilometro 49 di gara, sempre le ragazze della Ale Cipollini Galassia all'attacco. Questa volta è Valentina Carretta. Insieme a lei, con il numero 27, troviamo Alessia Martini, la brava atleta del Vaiano Fondrest. E con loro il dorsale 67, vale a dire Erika Gasparini. Questo è il terzetto, quando svoltiamo a destra, località Cinquale, per dirigersi verso la zona dell'aeroporto e quindi il traguardo. Eccolo qua il terzetto, quindi dicevamo Carretta, Martini e Gasparini sono le atlete che guidano la corsa. Adesso è Valentina Carretta, i più attenti la ricorderanno azzurra ai campionati europei di Offida nella prova a cronometro di qualche anno fa, lei che per un anno aveva cessato l'attività e poi è tornata a pedalare in gruppo con il dorsale numero 2.
mentre con il 27 eccola qua la retina Alessia Martini e poi la ragazza con il 67 per la Valcar Erika Gasparini. In testa al gruppo sono le ragazze di Brunello Fanini con il 22 Sara Vieceli a fare l'andatura per ricucire lo strappo. Infatti sono un po' le due formazioni più attese quest'oggi, la Michela Fanini Record Rocks e la Ale Cipollini Galassia, e fino a questo momento stanno mantenendo le attese perché sono loro le formazioni che hanno movimentato maggiormente la prova. Ma buona figura stanno facendo anche le atlete della categoria juniores. Intanto chilometro 60 cambia la situazione, cambiano alcune delle attrici là davanti, ma rimane in testa Valentina Carretta insieme a lei con il dorsale 21 Lisi Rist della Michela Fanini Record Rocks. Con il 64 invece troviamo in testa Beatrice Rossato della Estado de Mexico. Questo è il terzetto che sta guidando in questo istante il trofeo oro in euro. Io ne approfitto ancora una volta perché queste ragazze hanno un vantaggio di una decina di secondi, quindi ancora una situazione che non decolla. Ne approfitto per ricordarvi, tra gli sponsor, oltre ovviamente alla oro in euro, la Cervaiolo Imballaggi dei fratelli Germelli, la Omar Crane, la bottega di Adò. Intanto vedete Katarzyna Sosna che sta per agganciare il terzetto alla comando. Vittoria Assicurazioni, Pianeta Carta, Autotecnica, Autocarrozzeria Palluca, Cooperativa Servizi Correlati, Delma Più, Autodenni, D&D Service, Autofficina e Delta Carburanti, Francini e Giovannelli Materiali Edili, Officina Giuseppe Coli, Bonuccelli Piaggio Center, Tabacchino Paradi, Pasticceria del Viale, Alex Abbigliamento. Questi sono alcuni degli sponsor che sono a fianco della Montignoso Ciclismo nell'organizzazione di questa manifestazione. Montignoso Ciclismo che sarà in ballo anche nel mese di giugno con il campionato toscano riservato alla categoria lievi. Intanto 3 km al passaggio per il gruppo che accusa un ritardo di una ventina di secondi. Intanto le ragazze bravissime della Valcar, è una formazione juniores tra le migliori a livello nazionale. Silvia Persico adesso si incarica di portare avanti l'inseguimento e allunga il gruppo sotto la spinta dell'attacco della ragazza della Valcar. Nella formazione Valcar ricordiamo anche Claudia Cretti, Elena Franchi, Erika Gasparini, Francesca Lorenzi, Silvia Persico, Greta Rossetti, Miriam Vece, Deborah Vianelli e Sara Wackerman, sorella del professionista della Lampre Merida, Luca Wackerman. Ma torniamo in testa perché il quartetto, infatti Katarzyna Sosna è riuscita a chiudere, adesso è al suono della campana, praticamente inizia l'ultimo giro, quello più lungo, 20 km, con la salita della fortezza. Vi ricordo la composizione del quartetto al comando: Valentina Carretta, Katarzyna Sosna, poi con il dorsale 64 Beatrice Rossato, mentre con il dorsale 21 è presente Lisi Rist della Michela Fanini Record Rocks. Dietro però si stanno organizzando, vogliono chiudere perché questo è un attacco importante. Ed allora le ragazze che vedete inquadrate adesso del Breganze Millennium stanno tentando di portare avanti un inseguimento. Siamo ormai a circa 2 km dall'inizio della salita della fortezza di Montignoso, che inizia in questo istante. Si disunisce il drappello delle ragazze alla comando, ci sembra la sagoma di Valentina Carretta che adesso è rimasta sola alla comando. Eccola qua inquadrata con il dorsale numero 2 della Ale Cipollini Galassia. Rimane solitaria alla comando Valentina Carretta, le prime pendenze verso il Gran Premio della Montagna. Si alza sui pedali l'atleta della formazione Elite, Ale Cipollini Galassia. Questo è il primo tratto della salita verso il Gran Premio della Montagna, poco meno di 3 km misura l'ascesa verso la fortezza, una delle salite più celebri della zona. Anche Piero Germelli segue la ragazza che sta guidando la corsa. Alle sue spalle intanto è il forcing delle atlete della Michela Fanini Record Rocks. Con il 22 è Lara Vieceli, sempre attivissima in testa al gruppo, davvero bravissima la ragazza della formazione di Patron Brunello Fanini. Però ci sono le compagne di squadra di Valentina Carretta nelle prime posizioni che stanno facendo ovviamente buona guardia. Con il numero 1 vediamo Elena Berlato,
anche le ragazze del Vaiano Fondest nelle prime posizioni del gruppo. Il gruppetto intanto che insegue si è ridotto. Non più di 25 unità compongono il grosso del gruppo. Continua intanto l'azione di Valentina Carretta. Adesso si fa un po' più pesante la sua pedalata. Si alza nuovamente sui pedali la ragazza della Ale Cipollini Galassia. Dietro stanno rientrando. Da dietro vedete il gruppo che si allunga alla caccia della battistrada. Vediamo ancora le maglie yellow fluo della Ale Cipollini Galassia nelle prime posizioni del gruppo. Testimonianza di quanto questa squadra, che oggi ha schierato 4 atlete, sia forte. Oltre a Valentina Carretta, presente Elena Berlato, Tatiana Guderzo e Malgorska Jasinska. Tanto sono in due che stanno per rientrare su Valentina Carretta. Maglia Michela Fanini, Record Rocks, inquadrata adesso, dorsale 23 per Yevgenia Visorska. Intanto 500 metri al CPM, insieme a lei Elena Berlato della Ale Cipollini Galassia. Sono le due formazioni che vi ho ripetuto più volte più attese quest'oggi. Stanno facendo il vuoto, attenzione, tratto in salita adesso, 20 metri di vantaggio per la Visorska e la Berlato, che adesso fa l'andatura. Però dietro c'è ancora un gruppetto che è nutrito di atlete della Ale Cipollini Galassia, quindi anche l'aspetto tattico non è secondario in questa fase. Stanno per chiudere dietro, attenzione, se ne accorge, mi sembra, la Visorska, che pedala con le mani basse sul manubrio. Rischia di essere stretta nella morsa delle atlete della Ale Cipollini. La ragazza della Michela Fanini Record Rocks, ormai in vista della GPM. Vi ricordo, ma ormai lo dovreste sapere perché è una delle salite più battute da tutti i ciclisti, che dopo il GPM della Fortezza c'è un tratto di falso piano che potrebbe essere decisivo. La strada infatti per qualche chilometro non scende. Tanto avete visto come nel finale la Visorska abbia perso una ventina di metri dalla Berlato, mentre dietro adesso il distacco si fa più pesante per le altre. Le vedete sfilare davanti alla nostra telecamera. Transitano con una ventina di secondi di ritardo queste atlete, 30 in questo istante. Quindi c'è stata, specialmente nella finale della salita, una notevole selezione. E adesso coloro che avranno le gambe nel tratto in falso piano potranno tentare di incrementare il vantaggio. Discesa con la coppia al comando che si è ricomposta, Elena Berlato e Yevgenia Visorska. La prima della Ale Cipollini Galassia, la seconda della Michela Fanini Record Rocks. Un po' più brillante la più esperta atleta della Michela Fanini Record Rocks nel tratto in discesa. Fatica un po' Elena Berlato, che adesso perde una decina di metri, ma il tratto tecnico della discesa ormai è alle spalle. Siamo ormai alla conclusione della discesa. Mancano una decina di chilometri al termine della prova di questo trofeo oro in euro Memorial Elisabetta Colli, inserito nella Women Bike Race, una giornata interamente dedicata al ciclismo femminile. Siamo partiti dalle donne esordienti per concludere con il massimo della categoria, la massima categoria. Le donne elite che hanno disputato la prova, stanno disputando la prova insieme alle colleghe della categoria juniores. Eccola qua la coppia al comando, le prime due che stanno guidando la corsa. Chilometri percorsi 74. Quando entriamo in querceta con Yevgenia Visorska ed Elena Berlato, che stanno pedalando fortissimo, per loro un vantaggio di 50 secondi in questo istante nei confronti delle più immediate inseguitrici, precedute dal dorsale numero 4 Malgorska Jasinska della Ale Cipollini Galassia. Per lei il ritardo è di 50 secondi nei confronti della testa della corsa. Poco più indietro, a 55 secondi, è il gruppetto di coloro che non sono riuscite a tenere la ruota delle prime due nel tratto in salita. Sta tirando a tutta Malgorska Jasinska. Forse non si sentono sicure le atlete della Ale Cipollini Galassia. Colenela Berlato, che è al comando, ha dimostrato di essere anche la più brillante in salita. Buona la composizione del gruppetto, è presente anche una coppia della Vaiano Fondrest.
con il 93 invece vediamo chiudere il gruppetto Nadia Quagliotto della Vecchia Fontana. 5 km alla termine per la coppia che continua a guidare la gara. Yevgenia Visoska e Elena Berlato se la giocheranno loro la vittoria, perché ormai dietro non hanno più speranze di ricucire un minuto primo il ritardo delle più immediate inseguitrici. A questo punto sarà un affare a due tra coloro che sono state più brave in salita, che hanno fatto la differenza nella Fortezza di Montignoso. Ancora una volta vi ricordo il contributo di Oro in Euro, Marina di Carrara e Massa, Cervaiolo in Bollaggi, Omar Crane, la Bottega di Adò, Vittoria Assicurazioni, Pianeta Carta, Autotecnica, Autocarrozzeria Palluca, Cooperativa Servizi Correlati, Delma Più, Auto Denny, D&D Service, Auto Officina e Delta Carburanti, Francini e Giovannelli, Materiali Edili, Officina Coli Giuseppe, ricordo ancora una volta il Memorial, Elisabetta Coli, Bonuccelli Piaggio Center, Electro Professional, Marino Gomme, Bermar, il ciclista della Zoppa 2M Ricambi. Vi ricordo che saranno assegnate le maglie di campionessa regionale toscana in questa prova per la categoria Juniores e la categoria Elite. Un ringraziamento va anche a coloro che hanno contribuito con i prodotti, quindi la Conad City di Romagnano, Acqua Fredda, Bolle di Sapone, Emily Bazzar, Eli Gioielli, si ringrazia il gruppo sportivo Stradella, Panificio Montignoso, Salumeria d'Arenata, Divino Enoteca, Onoranze Apuane, Pasta Mia e Pastificio Mennucci. Siamo in testa, ormai 1,5 km alla conclusione per le due atlete al comando. Adesso probabilmente inizierà la fase di studio ben più esperta la ragazza della Michela Fanini Record Rocks, classe 1975, mentre Elena Berlato è nata nel 1988. Sarà un affare a due tra Yevgenia Visoska ed Elena Berlato, che ormai stanno per incontrare il cartello che segnalerà l'inizio dell'ultimo chilometro, gli ultimi 1000 metri di gara. Si studiano adesso le ragazze in testa, eccolo qua, ultimo chilometro. Noi tra non molto ci sposteremo sul traguardo per seguire la volata a due. Volata a due che però è stata anticipata da Elena Berlato, che ai 400 metri finali prova ad anticipare la Visoska e va a vincere. Elena Berlato alle Cipollini Galassia vince la prova, il trofeo Oro in Euro Memorial Elisabetta Coli, davanti a Evgenia Visoska, che conquista la maglia di campionessa regionale per la categoria Elite. Aspettiamo a questo punto la volata per la terza posizione e poi andremo a comporre anche l'ordine di arrivo per quanto riguarda la categoria Juniores. Gruppo segnalato ad 1 minuto e 25 dalla testa della corsa, eccolo qua lo sprint. Vediamo le maglie della Estado de Mexico nelle prime posizioni. È Arianna Fidanza in testa al gruppetto, che va a regolare per la terza posizione davanti a Sara Beggin, Sofia Bertizzolo, Sara Wackerman e via via tutte le altre. Tra le donne junior, quindi il successo di Sofia Beggin della Breganze Millennium davanti a Bertizzolo e Wackerman. Per quanto riguarda le maglie di campionessa regionale, abbiamo già ricordato la Visoska tra le Elite, Lisa De Ranieri, Valderbike, Avis Montaglione tra le donne junior. A questo punto abbiamo concluso con il trofeo Oro in Euro Women Bike Race, con il bel successo di Elena Berlato. Vediamo Brunello Fanini con le sue atlete e rivediamo ancora una volta lo sprint anticipato, perché è partita ai 400 metri finali di Elena Berlato, che con questa bella azione va a conquistare la vittoria nel trofeo Oro in Euro, battuta di Yevgenia Visoska, mentre tra le donne junior il successo di Sofia Beggin della Breganze. Non ci resta che andare ad ascoltare dalla viva voce delle protagoniste l'evolversi della gara e le impressioni del dopocorsa. Linea alle interviste. Elena Berlato, un successo voluto, cercato, attacco in salita. A dire la verità, voi della Le Cipollini avete attaccato sin dal primo chilometro. Il tuo attacco in salita, poi la cavalcata in due, non hai voluto neanche rischiare la volata, sei partita a 400 metri.
No, sapendo che non sono molto veloce, ho voluto anticipare la mia avversaria e sono riuscita a vincere battendola. Un bel successo. Alla partenza qualcuno di voi ha detto siamo venute qua rilassate, invece siete venute qua per far bene. No, siamo venute qua rilassate per divertirci, visto la bella giornata, visto il bel posto, e siamo riuscite a portare a casa un bel risultato. Una dedica per questa vittoria. Ringrazio tutta la squadra, i miei genitori, il mio ragazzo e tutte le persone che mi seguono e che mi stanno aiutando per crescere e per ottenere nuovi risultati. Crescere e arrivare dove e quali sono i tuoi prossimi appuntamenti quest'anno? E adesso sono in un periodo di preparazione, infatti siamo qua a correre con la categoria minore, però anche queste corse ci danno la possibilità di allenarci e di migliorare. Adesso a luglio abbiamo il Giro d'Italia, spero di arrivare in una buona forma e poi si vedrà nel seguito della stagione come andrà. Arianna Fidanza, vincere la volata però lascia un po' l'amaro in bocca, perché sicuramente hai dimostrato di essere la più veloce del gruppo, peccato per quella fuga là davanti, nata in salita, tu sei rientrata negli ultimi chilometri nel gruppetto, quindi non eri neanche forse a conoscenza della fuga. No, infatti non lo sapevo sinceramente che c'erano via altre due ragazze, però vabbè, è andata bene così. Sono al primo anno nella categoria Elite, il passaggio non è stato proprio facile, però so che anche con la scuola c'è tempo e quindi vediamo sempre di migliorare e fare bene. Senti, lo chiedo anche a te, i prossimi obiettivi, ovviamente primo anno nella categoria Elite, c'è tanto da imparare e ogni risultato come questo si prende, perché direi che aiuta ed insegna molto. Sì, sicuramente dà anche un po' di morale e vediamo di migliorare, obiettivi non ce ne sono, però sicuramente l'obiettivo principale è sempre di fare proprio meglio, aiutare la squadra e migliorare sempre di più. Fabio Argentin, oro in euro, che soddisfazione essere qui alla fine di una giornata così bella, così tante ragazze al via, tutte belle, tutte in forma, hanno dato spettacolo, hanno dato battaglia. Siamo partiti dalle tredicenni, siamo arrivati fino all'Elite, uno spettacolo unico. Sì, confermo, veramente ho partecipato alla premiazione, ho seguito tutte le gare e devo dire che il ciclismo femminile è veramente bello. C'è una bella atmosfera, l'organizzazione è stata, devo ringraziare Montignoso perché ha fatto veramente un'ottima organizzazione. Sono felice di aver partecipato a questa gara, di aver contribuito alla buona riuscita di questa gara, perché il ciclismo femminile se lo merita. Un mondo, quello del ciclismo femminile, che merita attenzione, che merita uno sguardo sempre maggiore. Queste ragazze hanno dimostrato di credere e di voler inseguire i loro sogni. È stato bello anche questo mix tra atlete elite e atlete juniores. Abbiamo visto una bella battaglia. Sì, è una bella battaglia perché c'è la voglia di emergere delle juniores, la maggiore esperienza delle elite. In questo modo in effetti tutti fanno esperienza e ho visto che vi è molto sorriso in queste gare, anche in questa zona. Io sono qui a Massa Carrara da alcuni anni, devo dire che il ciclismo richiama veramente tantissima passione. Visto che il ciclismo non è una passione da cui si guarisce facilmente, appuntamento al prossimo anno? No, quello sicuramente, forse siamo d'accordo con la società Montignoso di organizzare addirittura i campionati regionali allievi, forse in questa zona, a cui parteciperò volentieri. Per un altro anno la Oro in Euro con i propri Compro Oro sarà sicuramente presente. Gaetano Cutrupi, detto Chicco ormai nell'ambiente femminile, lo abbiamo visto, quelle ragazze lo accolgono quasi come uno zio ormai. Questo è il bello del ciclismo femminile, si è una grande famiglia, perché non ci sono forse i numeri del ciclismo maschile, però tutte si conoscono e tutte si vogliono bene nonostante la rivalità. Sì, meno male che mi chiamano zio e non nonno, già questo è buono. Sì, io sono cresciuto con loro, perché partendo dal giovanile col progetto Challenge Rosa, le ragazze di oggi, che oggi sono juniores, elite, io l'ho conosciuto da giovanissime, quindi c'è amicizia, c'è affetto, nonostante il cambio squadra, la rivalità e tutto il resto. Però le ragazze sono sempre nel cuore, viste crescere, quindi sono oro per noi. Senti, quanto è bello una giornata così. Si è fatta sì la gara Open Elite Juniores, però stamattina c'erano il giovane, c'era il futuro del ciclismo femminile, tutto racchiuso in un'unica giornata.
Esatto, oggi è stata una splendida giornata di sport, di cui ringraziamo il Montignoso Ciclismo per il loro impegno, per il loro sforzo a realizzare una giornata di sport per le categorie agonistiche, partite dalle esordienti fino alle donne professioniste, quindi diciamo una giornata di sport femminile a tutto tondo. Questo fa grande questa gara di oggi, e io l'avevo già proposta nei nostri calendari quando siamo andati a provarle, ho detto questa sarà una giornata da non dimenticare, perché le piccoline vedranno le grandi competere nella stessa giornata, e questo per loro è anche uno spunto per un domani, per continuare, cioè vedere che un domani possono arrivare al professionismo. Maria Padini, tanta fatica alle spalle, però la soddisfazione di una giornata di uscita nel migliore dei modi, tante ragazze da tutta Italia, dalle giovani, dalle esordienti fino alle professioniste, una formula che ha funzionato bene, una formula che ha portato tante ragazze sulle strade, l'organizzazione era il primo impegno per la Montignoso Ciclismo, direi che l'archiviamo con successo. Penso proprio di sì, Montignoso Ciclismo è stata una società che è venuta fuori da una società vecchia, quindi per il primo anno con alle spalle persone già formate siamo riusciti a mettere in piedi una manifestazione nel giro anche in tempi molto ristretti, in quanto ci sono state parecchie problematiche. Comunque penso che il complesso della giornata penso sia riuscita abbastanza bene. Noi dobbiamo ringraziare gli eventi Versilia per lo spazio che ci ha lasciato in questi due giorni per organizzare al meglio questa manifestazione. Io, facente parte anche del Comitato Provinciale di Massa Carrara, devo fare un elogio a questa società, perché effettivamente ha dato il massimo perché le manifestazioni riuscissero bene. A questo punto a Massa Carrara ci sarà il campionato toscano allievi, non può che essere un'altra bella corsa. Lo speriamo, noi stiamo già programmando il tutto per il campionato toscano che verrà fatto il 29 di giugno e per la categoria allievi speriamo che anche quello vada a buon fine come sono andate queste manifestazioni. Alessia Casotti, è stato un impegno bello, perché è stato bello organizzare questa gara, la tua prima esperienza organizzativa alla guida di una società, direi che il bilancio è stato positivo. Più che positivo, un'esperienza bellissima, credo che la gara sia riuscita nel meglio dei modi, vorrei ringraziare tutto il gruppo per aver organizzato questa gara e anche gli sponsor e le amministrazioni che ci hanno dato una mano, perché senza di loro non saremmo riusciti anche a organizzare questa gara, e spero che il prossimo anno sia ancora meglio e daremo sicuramente il massimo.